Il prefetto di Chieti alla stazione di Fossa Cesia ha incontrato i sindaci. Per Armando Forgione è necessario rafforzare l'organico dei vigili del fuoco. Il servizio è di Gianni Quagliarella. Cercare di consorziarsi tutti i comuni tra di loro per darsi una mano, chi prima ha il problema di dirottare le risorse. Unire le forze dunque nella lotta ai piromani. Stazione di Fossa Cesia a Torino di Sangro. È qui che il prefetto di Chieti Armando Forgione ha raccolto il grido di dolore di alcuni dei sindaci del Chietino tra i più colpiti dagli incendi, compreso lo sfogo di imprenditori che invocano sicurezza. Dietro i roghi, ha detto Forgione, c'è la mano dell'uomo. È la cattiveria umana che si va a sviluppare quando ci sono situazioni come queste, degli incendi che sono per lo più, come sento, dolosi, non ci vogliamo avventurare. Poi ci saranno ovviamente indagini che l'acclareranno. Educare alla legalità fin da piccoli attraverso la scuola, perché, ha aggiunto il prefetto, la natura non merita questo scempio. Riparlare di queste cose, dire che qual è il male, il danno che si provoca, che non è il danno solo fisico di una persona che può lasciarci la vita, ma il danno brutto che si fa a quello che è la natura. Per spegnere il fuoco ci vuole l'acqua e qui il prefetto è durissimo, pronto a rimettere gli atti in procura. È da un anno che io vivo questa emergenza idrica che si è riproposta nell'estate successiva a quella del mio insediamento, dove l'anno scorso, come si dice in gergo, avevamo preso il toro per le corna, avevamo convocato tutti gli attori e tutti mi hanno detto sì, adesso sistemiamo. Dico, non vorrei che l'anno prossimo, infatti, come vedete, si è riproposto il problema idrico peggio dell'anno precedente. Per cui ritengo, dopo 35 anni di polizia, di intravedere, mi spiace dirlo, forse mi sbaglierò e mi auguro di sbagliarmi, di intravedere qualcosa che non va e che forse su questo qualcosa è bene che anche la Procura indaghi.